Grazie, ma dunque questo sicuramente è un tema a me molto caro, perché noi dal mondo della ricerca attiva, il ruolo diciamo della professoressa Gulino sicuramente è un ruolo strategico in quello, perché la valorizzazione del patrimonio culturale è anche proprio quello. Sicuramente il tema della comunicazione è strategico, ma non solo, c'è quello che appunto lì veramente bisogna fare squadra, perché tutti praticamente i membri della squadra possono avere il loro ruolo, dei ricercatori alla ricerca, che si occupa appunto più di valorizzazione, alla comunicazione, agli aspetti poi anche proprio istituzionali. Quello che posso dire è che ci sarà il massimo impegno a spendermi in prima persona nei tavoli. Banalmente, quando si parla di comunicazione, di rapporto col mondo delle imprese, di rapporto anche con l'Unione Industriale, la presenza dei vertici dell'Ateneo porta a valore aggiunto. Quindi l'impegno mio è quello di prendere il partito, se c'è da andare a trovare chi ti serve, lo vedete a me trovare, non mi piace starmene fermo qua a ricevere le persone, mi piace molto di più partire e andare in giro. Le strategie concrete sarebbe prematuro e forse anche limitativo già averla adesso. Ci sarà un grande lavoro volto proprio a valorizzare, tra l'altro nel mondo della ricerca mi piace aggiungere, parlavamo prima di placement. Il placement non è semplicemente quello del laureato di primo livello magistrale, ma anche il placement del dottore di ricerca, perché oggi come oggi purtroppo l'Ateneo non ha una funzione di placement di colleghi che è finito il corso di dottorato, decidono di non continuare o non hanno la possibilità di continuare il corso accademico, vogliono aprirsi al mondo diciamo del lavoro nel campo del privato. Ci sono possibilità, potenzialità, ma sono molto difficili da individuare, quindi sarà grande impegno anche in quel caso a seguire nel loro percorso educativo tutte le colleghe e i colleghi che eventualmente in molti casi è necessario che succeda, non proseguiranno l'attività accademica in altri settori con valorizzazioni, invece di dire loro che possono essere meglio rispetto alla carriera accademica, comunque sicuramente in un'ottica di concretezza. Poi,